Buongiorno a tutti, benvenuti al 115esimo Nexa Lunch Seminar che oggi sarà tenuto da Marco Pozzi, che ringraziamo, neo dottore di ricerca in storia della, storia della scienza qui al Politecnico di Torino. Terrà un incontro dal titolo La memoria dell'ingegneria alla luce del Digital Humanities, in cui verrà comunque attinto in parte anche dal suo recente lavoro di ricerca, ma non solo. Marco Pozzi, menziono solo che prima del dottorato di ricerca si è laureato qui al Politecnico in ingegneria gestionale, ha curato una serie di pubblicazioni, di libri dal titolo Incontri con la macchina, pubblicate da Mimesis, con oltre 200 lavori da parte dei dottoranti che hanno frequentato i corsi di epistemologia della macchina e antropologia della tecnica. Ha lavorato qui al Politecnico con professor Vittorio Martis. Come al solito vi ricordo a quelli collegati che l'incontro verrà poi registrato e reso disponibile sui canali social del Centro Nexa. Visto che sono arrivati due ospiti, facciamo allora un mini giro di presentazione così che Marco possa sapere chi ha di fronte. Allora, io sono Antonio Vetro, sono docente qui all'Ingegneria Informatica Politecnica di Torino e sono membro del Centro Nexa da quasi 10 anni. Io mi chiamo Ludovica Caselli, sono assistente di ricerca al Dipartimento di Giurisprudenza nel settore della filosofia del diritto e informatica Sì, Giuliano Ramos, sono visiting professor nella volta della filosofia. Io sono Valeria Cattelpino, mi occupo della comunicazione Giacomo Conti, project manager del settore Nexa. Giurista. Allora, do il benvenuto a tutti anche coloro che si sono connessi online. Vi ricordo che potranno, nella seconda parte dell'incontro, potranno intervenire. E ora che mi taccia, ti lascio parlare Marco. Grazie, benvenuto, grazie per l'invito, fa molto piacere essere qua. Come accennava Antonio, mi sono appena dottorato, lo scorso mese ho discusso la tesi. È un dottorato un po' particolare perché è un dottorato, se vogliamo, forse il primo umanistico che c'è stato qui in ingegneria, in storia della scienza. L'ho seguito con Vittorio Marchis all'interno del Dipartimento di Meccanica, di MEAS, che è il dipartimento che Vittorio Marchis tiene da ormai 30 anni in corsi di storia della tecnica, della tecnologia, storia delle cose, antropologia, insomma tutto ciò che è un po' non solamente lo studio dal punto di vista tecnico dell'oggetto, cioè di un ponte, di un software, ma di tutti i suoi impatti sulla società. Il mio è stato un dottorato industriale, si è configurato, perché io lavoro dal 2002 a CSI Piemonte, che è un consorzio di enti pubblici che dal 1977 praticamente gestisce tutti i sistemi informativi della pubblica amministrazione piemontese, quindi tutti i software che ho utilizzato per prenotare le visite, all'anagrafe, di cui si parla bene o male, insomma, motivi, contabilità, ARPA, tutto ciò, viene svolto da CSI Piemonte da 30 anni. Quindi si è configurato un accordo industriale, accordo tra CSI e Politecnico, perché tra i software che gestisce il Politecnico, il CSI, ci sono anche quelli che vengono gestiti, che vengono usati per il patrimonio culturale del Piemonte, quindi sostanzialmente biblioteche, archivi e musei. Di conseguenza questa è stata un po' l'occasione per andare a studiare come l'ingegneria può utilizzare, si deve relazionare in qualche modo con questi sistemi, computer science, relazionare digital humanities, per trasmettere la propria memoria, quello che è. Strutturare l'informazione e trasmettere. Qui vedete, a differenza dell'archivio, c'è un sottotitolo come l'archivio Burzo si accede al sistema della cultura piemontese, dell'ingegneria politica, economia societale, letteratura e filosofia. Questo perché poi il caso studio della mia tesi di dottorato è su un archivio di persona che è quello di Filippo Burzo, di cui appunto parleremo dopo. È stato un dottorato molto particolare, infatti la discussione qua su questa presentazione sarà un po' più sulla mia tesi, ma non tanto su quella, ma più che altro per dare degli spunti di cui dibattere magari insieme più in generale su quello che potrebbe interessare l'Ateneo, Politecnico come il nostro.
Quindi la tesi, per esempio, è già stato un esperimento perché è stata una, un lavoro anche di coordinamento tra più istituzioni. Quindi c'è stato il Politecnico, ovviamente, dove si è incardinato il dottorato e poi tutto lo studio di storia della scienza e della tecnologia, l'Università di Torino, ho seguito dei corsi con il professor Vivarelli di biblioteconomia archivistica digitale, la parte di data analysis che poi ha scelto solamente è stata fatta con un dottorando, quindi ho collaborato con il dottorato di Reggio Unito, l'archivio appunto di Filippo Buzio, quindi parlerò velocemente, e poi appunto anche il CSI di Piemonte, in cui ho praticamente ricostruito in qualche modo negli archivi del CSI di Piemonte negli ultimi 40 anni il modo in cui il CSI, la Regione Piemonte, che è come CSI, conseguenza tutta la collettività, CSI Piemonte è un consorzio di enti pubblici, quindi lo stiamo andando a trovare, sta parlando di qualcosa che viene gestito da noi, da tutti noi come collettività, ha gestito il patrimonio culturale. Allora, andiamo velocemente, le prenderà appunto, andiamo più velocemente, Filippo Buzio, perché Filippo Buzio, questo è importante, non è un ingegnere qualunque, innanzitutto come periodo siamo nel 1891, quando nasce, lui è un ingegnere meccanico, si laurea nel 1914. La caratteristica sua è che non si è mai limitato all'ingegneria vera e propria. Lui si studia tutto ciò che è soprattutto balistica, quando il Politecnico è appena nato, nel 1906, nei primi anni, studia con Modesto Panetti, ma soprattutto nella parte del dopoguerra lui comincia a esplorare varie discipline. Quindi esplora soprattutto la storia, quindi ricostruisce la storia dei grossi uomini, soprattutto 700-800, siero scienziati del Piemonte, studia filosofia, studia sociologia e poi esplora anche un modo nuovo, in qualche modo quello che non dico per oggi chiameremo di educazione, ma anche un modo di comunicare con le persone, quindi non si limita solamente alla parte più scientifica con articoli di balistica, ma scrive articoli sulla stampa dal 1921 fino alla morte, ed è sintomatico, diciamo abbastanza significativo, il fatto che lui sia poi il primo direttore della stampa dopo la liberazione. Anche del prestigio che aveva nella città piemontese. Quindi cos'è lo scopo che ha messo Filippo Buzio? Perché se una persona che approccia, tracima in varie discipline, attraverso il suo archivio, attraverso i segni che lui ha lasciato, che sono strutture visitabili, catalogati, gestiti in un certo modo, è possibile in qualche modo attraverso di lui, attraverso la sua relazione, andare a esplorare non solamente il Politecnico, ma tutta la città torinese e piemontese, diciamo, di quel periodo tra la metà del 1900. Quindi la tesi come si è strutturata? La prima parte è di analizzare un po' la storia di Filippo Buzio, ovviamente, contestualizzando nella Torino di quel tempo. Torino, ovviamente, poi tempo come detto appena fondato, la città è una regione che è diventata industriale, una città soprattutto diventata industriale nella seconda metà del Novecento, dove la formazione scientifica, tecnico-scientifica è sempre stata abbastanza importante, tanto che appunto nel 1952 sono nate le scuole. La scuola di presente ingegnere per la regione industriale che poi nel 1906 sono andati a confluire nel Politecnico. Ed è sintomatico per esempio il fatto che lui si muove, Filippo Buzio, nel Politecnico appena formato e lui trova lavoro in qualche modo proprio per il ruolo che il Politecnico aveva in quella società. Lui nel 1911 viene aperto un nuovo laboratorio per fare esperimenti di aerodinamica, sempre su balistica al Valentino. Una serie di fondi che vengono dati nel 1911, c'è la grande esposizione qui a Torino, anche a Firenze, a Roma, soprattutto a Torino per il cinquantenario, e grazie a questi nuovi investimenti di ricerca lui diventa ed entra dentro il Politecnico, prima come assistente e poi come professore. Poi la seconda parte è, una volta che si è studiato un po' Filippo Buzio nel suo contesto storico, nel suo tempo, e ovviamente si va a studiare, quello che mi sono affascinato, da poco che ho scoperto, dottorato, anche lo strumento, quindi della stessa informatica dal punto di vista storico. Solitamente tutte le biografie dell'informatica vengono sempre associate all'informatica come sviluppo di strumenti per poter calcolare, quindi dall'abaco poi fino al computer, cioè è la necessità dell'essere umano in qualche modo di sviluppare strumenti sempre più efficienti per fare calcoli. Fino sostanzialmente agli anni 30-40, quando da calcolatore diventa laboratore, e quindi si cominciano a svilupparsi un po' tutti dal punto di vista sia tecnico e poi anche concettuale, i temi che portano poi all'informatica come la conosciamo attualmente, questo molto molto velocemente. Questa però è una possibile, solo una possibile traiettoria appunto come strumento tecnico per l'informatica per capire un po' l'informatica dove siamo oggi. Un altro percorso, che è quello che poi mi affascina di più, è in qualche modo riconoscere l'informatica, come conosciamo adesso, una soluzione più ampia,
Digital Humanities, come invece è una continuazione di una traiettoria che ha percorso fin dall'inizio appunto la storia dell'umanità, cioè il modo in cui l'umanità, la specie umana, in qualche modo ha sistematizzato la propria conoscenza, quindi ha deciso come fissare la propria conoscenza, cosa trasmettere, di conseguenza cosa tenere, cosa cancellare, per trasmettere ovviamente di generazione in generazione la propria conoscenza e accrescere. Questi temi qua sono temi che sono venuti ovviamente sono sviluppati poi alla fine del momento in cui sono passati dal laboratorio al calcolatore e il fatto che il web oggi, lo stesso Google, si presenta come organizzare le informazioni in tutto il mondo, si rende conto che appunto effettivamente il web è un mezzo che da lì in avanti oggi si è sviluppato in tutte le sue forme tecniche, ma che ha avuto un impatto appunto sulla nostra specie, non solamente tecnico, ma proprio sul modo in cui noi in qualche modo strutturiamo ciò che sappiamo, impariamo a conoscere e di conseguenza diamo anche il nostro contributo appunto alla conoscenza. Questo è un problema un po' generale, è un problema che ha compattato anche, che ha coinvolto anche le istituzioni, che in qualche modo state sempre costruite per trasmettere l'elemento della conoscenza, con le biblioteche, i musei e archivi. In qualche modo, ovviamente, nel momento in cui prima erano le istituzioni sul territorio, spazio sul territorio, ciascuno che gestiva il proprio patrimonio, le proprie collezioni, in qualche modo, nel momento in cui tutto viene trasmesso, tradotto, traslitterato in 0-1 e tutto viene catalogato in data center, in server, si tratta di il problema che si pone è come in qualche modo costruire dei percorsi e come andare a analizzare questi 0-1 che magari in un semplice scatolotto vanno a mappare conoscenza, patrimoni che sono sparpagliati invece sul territorio fisico. E qui veniamo un po' sulla parte invece più del CSI Piemonte e del Piemonte. Allora, il CSI, questo è, si chiama MIMRA, ed è il sistema che in qualche modo adesso dal 1918 viene utilizzato, tuttora in corso, come progetto pubblico di gestione della conoscenza pubblica. Cioè è un software, un sistema informativo che riguarda soprattutto gli archivi e i musei, il patrimonio invece di bibliotecario va su altri sistemi, ma comunque l'Europa ci parla, ci comunica, è formato, è un progetto gratuito, quindi gli enti ovviamente possono aderire, gratuitamente al fatto di aderire a questo sistema, ed è un progetto fatto da una parte di back-end, cioè una parte in cui l'ente può gestire il patrimonio culturale dall'interno, e una parte di front-end in cui può decidere di mettere in condivisione visibili dall'esterno, oppure può decidere di mettere tutto, una parte, e ovviamente in cui si mette sul front-end, quindi su un'interfaccia pubblica, può essere consultato da tutta la cittadinanza piemontese. Ovviamente lo facciamo molto molto velocemente. Si creano le connessioni, come ho detto prima, quale connessione andiamo a creare per creare conoscenza nuova. Questo è il sistema, un sistema che è culturale di Piemonte, cioè non tutto quello che vedete è ancora in piedi, ma è un 2B, dove ci sta andando, cioè un sistema che va a mettere insieme quello che vediamo in alto a sinistra, meno con l'RDACES personalizzato, con il database ovviamente esterno, come vediamo a destra, non solamente il patrimonio culturale piemontese, ma anche quello di altre regioni, web e europeo, viene messo in comunicazione col patrimonio dei libri e con i giornali del Piemonte, un altro grosso progetto che adesso lo stanno ancora facendo, ma di cui si parla molto poco, sostanzialmente sono stati digitalizzati tutti i giornali dal 1860, ci sono venuti tutti, fino ad oggi, ed è si aggiorna continuamente, a distanza di 2 mesi ovviamente da un crociano all'uscita, quindi tutti i giornali sono digitalizzati, la stampa fino al 2005, ma poi sono tutti i giornali locali. E tutta la galassia, insomma, l'arcipelago di giornali molto locali sono digitalizzati in OCR, quindi sono consultabili nell'archivio del Piemonte, questo potete controllare anche voi. L'insieme di questi sistemi ovviamente viene poi il bacino da cui si attingono i dati, insomma, 0-1 potete dare risposta a un cittadino o qualunque che possa fare delle ricerche da comunque fine. Questo è l'articolo bus, vediamo molto molto velocemente, sostanzialmente ci sono tutta una serie di documenti di varia natura sua, della famiglia, della fondazione, della tesi, sono circa 10 metri, 12 metri lineari di archivio che è contenuto alla scuola di applicazione dell'esercito dove stanno di arsenale, non so se siete mai passati, molto molto bella tra l'altro, e la tesi si è concentrata soprattutto su 2 filoni.
su serie e sottoserie che analizzano la corrispondenza di Filippo Burzio, cioè con chi parlava Filippo Burzio, con chi si è scritto, in realtà sono più le lettere ricevute ovviamente da lui conservate, e poi come sono state, lì sono raccolte anche le recensioni dell'opera di Filippo Burzio. Quindi partendo dalla corrispondenza e recensione si può vedere da un lato come quali contaminazioni con cui si stava parlando, stava scrivendo Filippo Burzio quando stava scrivendo, stava studiando, stava scrivendo alcune opere. E poi le recensioni, come il suo pensiero nel momento in cui è stato cristallizzato in certe opere, viene poi recepito dal mondo esterno. Il sistema, ovviamente, la tesi non è l'ideale, insomma, con l'utopia sarebbe stato progettare un nuovo, una nuova interfaccia di metodo, ovviamente. Questo non è stato possibile, una serie di motivi esterni, perché questo sarebbe stato un processo industriale che avrebbe richiesto soldi, organizzazione, appoggi politici molto molto ampi, però lo scopo della tesi era effettivamente analizzare l'opera di un ingegnere traendo delle peculiarità che potessero essere in qualche modo prese ad esempio per riprogettare, per migliorare il sistema che gestisce il patrimonio della cultura piemontese. Questi sono i passaggi dal vecchio sistema, quello che è in alto a sinistra si chiama Guarini, è un primo sistema che è nato negli anni 90, quindi con tutt'altra grafica, con tutt'altra anche estetica, se vuole, informatica, mentre poi quella che vediamo per bassa destra è il passaggio da Menora. Quindi ho guidato l'archivio Menora nel passaggio da vecchio sistema Guarini a nuovo Menora, e tutto ciò non è stato semplicemente una mera migrazione di dati da una tesi all'altra, ma è stata tutta occasione per tutta una serie di riflessioni in generale. Nell'esplorazione di tutte le possibilità, ovviamente alcune mi sono messo a cercare, a fare le ricerche, ci sono ovviamente progetti anche analoghi per il mondo già ovviamente realizzati, qua ce ne sono messi due. Il primo a destra, per esempio, è la biblioteca di Montaigne, il progetto della biblioteca di Tours, in cui sostanzialmente si è proprio una ricostruzione virtuale della biblioteca di Montaigne, e poi quindi, ci sono dati, ovviamente i libri digitalizzati, e tramite la navigazione con questa interfaccia molto gaming, insomma, molto unica da realtà virtuale, si può andare ad accedere poi direttamente al singolo documento. Un altro metodo invece è questo che vediamo a sinistra, cioè quello dei grafi. Questo è un altro progetto molto bello dell'Università di Stanford, in cui si vanno ad analizzare, o si concentrano soprattutto sul 600, la rete di relazioni in certi particolari contesti. Questi sono ad esempio, questi sono scritti uomini di, diciamo, di scienza, filosofi naturali, insomma, nel 600, nel periodo pre-costruzione della Royal Society. La Society nasce nel 1666, un po' come tentativo di mettere insieme e riunire tutte conversazioni e rapporti che invece prima erano molto più spezzettati sul territorio. Queste sono alcune, le vediamo un po' velocemente perché andremo un po' approfondito, non abbiamo molto tempo, però questa è una possibile rappresentazione per esempio della corrispondenza, qui adesso c'è un dettaglio che poi vediamo, qui sono i quadratini gialli sono le persone, i quadratini invece quelli poi azzurri sono documenti su cui è possibile cliccare in maniera dinamica per poi accedere direttamente al documento. Questo per esempio è un dettaglio, vediamo questa è la parte di Benedetto Croce, vedete tutti i documenti dell'archivio, è possibile appunto cliccare su un singolo documento e poi risalire sul singolo pallino e risalire al documento. Questa è una delle possibili ovviamente rappresentazioni grafiche, ce ne possono essere molto più, ci possono essere torte, ci possono essere grafici costruiti in maniera diversa. L'idea è che quando si parte da 0-1, da dati messi sul database, è possibile ricostruire, è necessario riflettere appunto su come sia l'interfaccia migliore, il modo migliore per andare a esplorare questi dati. Questo però è un po' generale, perché molte volte si parla anche anche adesso con PNRR così, dell'idea di digitalizzazione, no? Cioè digitalizzare è solo un passaggio, cioè bisogna capire come digitalizzare, non ha senso effettivamente riempire server, stipare di 0-1, se già all'inizio non si è progettato in qualche modo un modo per capire quali dati, quali conoscenze, quali informazioni possono andare a estrarre da questi dati. Quindi qua potrebbe essere utile, questa è solamente una schermata, ma ce ne potrebbero essere altre in cui tu vai a evidenziare per esempio la suddivisione per esempio sul tempo, sulla data cronica, la data topica, con chi si è scritto, periodi in cui magari lui si è scritto particolarmente, con cui si è scritto un po' di meno, nel momento in cui stava scrivendo un'opera piuttosto che un'altra opera. E questo è particolarmente significativo, specialmente in un archivio. Una delle cose fondamentali dell'archivio, a differenza della biblioteca, io non ci ho mai pensato, può essere una stupidaggine, nel momento in cui tu vai a una biblioteca, tu hai un codice, a chiave privata, in cui tu chiami un libro, e questo è un libro,
In un archivio quello stesso libro assume un valore diverso a seconda di dove è posizionato, perché pensate anche voi nella vostra biblioteca personale, cioè potete avere un libro che avete comprato, letto a 18 anni, quando state scrivendo una tesi, l'avete letto magari a 40, è un libro che chi ve l'ha regalato questo libro, è appuntato, cosa vi è servito, quali edizioni, cioè ci sono tutta una serie di date che fanno sì che quell'elemento lì assuma un valore diverso a seconda di studiare una certa persona. In questo caso, per esempio, la relazione studia come si è formato il pensiero di Filippo Bruzzo, quindi a seconda di quale libro, di dove sono posti, con chi lui si è scritto, appunto, fa sì che si possa studiare in maniera diversa appunto Filippo Bruzzo. E poi l'altro caso, questo lo vediamo anche molto velocemente, questo è quello delle recensioni. Le recensioni, per esempio, ci sono tre dati: chi ha recensito, qual è la testata e qual è l'opera recensita. È possibile appunto costruire anche qui delle reti di relazioni, quindi vediamo solamente una per capire effettivamente come, su quali territori, in quali modi, in quali contesti, perché possono essere invece persone magari che sono relative ad un ambiente magari accademico, ambiente giornalistico, possono essere filosofi, insomma si va a capire in qualche modo come Filippo Bruzzo, l'opera di Filippo Bruzzo, ha impattato sulla società. E qui ci avviciniamo un po' a delle riflessioni un po' più generali. La prima è che questi sistemi non sono sistemi miracolosi, ovviamente, non è che basta semplicemente mettere tutto dentro una macchina e trovare la formula magica per trovare la cosa che non abbiamo mai scoperto. È necessaria comunque una competenza umana, sono dati che vanno controllati, vanno puliti, sono un mezzo però comunque per esplorare in qualche modo un patrimonio culturale, un archivio in questo momento, e in qualche modo trarre delle informazioni. Mentre qua abbiamo visto solamente un archivio. L'idea, pensate un po' come il principio, per esempio, di Wikipedia, è che di là vi ho fatto vedere, per esempio, Benedetto Croce. La cosa bella sarebbe lavorare con l'archivio di Benedetto Croce, ovviamente. Benedetto Croce poi probabilmente scriverà con altre persone di Bruzzo, quindi va a lavorare su quell'altro archivio. E in tutta questa rete di relazioni, come abbiamo visto prima, per esempio, su quasi John Locke e John Boyle, vai a capire come, appunto, si è formato il pensiero, come si è mosso. Questo è anche questo, poi lo vediamo un po' dopo. È importante per capire come il pensiero si evolve in qualche maniera, non solamente in momenti topici della pubblicazione dell'opera, ma un processo molto, molto continuo. Quella che viene chiamata appunto storia sociale dell'idea. E poi, questo è l'ambito un po' che tocca, poi anche il nostro ateneo: il fatto che studi di questo genere ovviamente sono transdisciplinari. Che ci vogliono persone appunto che gestiscono informatica, archivisti, storici, ingegneri, data science e così via. Nella seconda parte mi piacerebbe parlare più di temi che toccano il nostro ateneo, insomma, quelli tecnici, poi parlare di alcuni progetti che mi è capitato, che ho seguito insomma del dottorato. E quindi questo è uno. In alto a sinistra è un libro, Biciclette Politecnico, è stato pubblicato lo scorso anno, non so se avete strane news, insomma lo scorso anno c'è stata una corsa ciclistica che è stata organizzata nel Nord Italia con delle tappe, lo conoscete, in luoghi tipici che restano qualche legame con la produzione della bicicletta industriale, insomma. E questa è stata un'occasione per costruire sul territorio come l'elemento bicicletta, anche dal punto di vista tecnico, il suo funzionamento, se sia evoluto sul territorio. È stato pubblicato un libro, Biciclette Politecniche, appunto, cui ho lavorato, a cura di Vittorio Marchis. Insieme a Vittorio Marchis e a Walter Franco, che è l'altro mio tutor di Sapere Meccanica, sono andati a studiare proprio l'elemento tecnico della bicicletta, sostanzialmente il pedale, cioè l'elemento di come il pedale, come è stato utilizzato nel corso della storia, come elemento di propulsione, cioè come le nostre gambe in qualche modo nel tempo hanno sono utilizzate per il motore, ma non solo, per dare energia a macchine. Qui stiamo parlando di macchine. E si è visto, per esempio, prima quello per la spada da seta in Cina, però in particolare è stato per esempio quelli che hanno assunto dei brevetti alla fine del XIX. Sono brevetti principalmente americani. Cosa si è visto? Si è visto che la parte dei pedali era, prendeva la forma o di giochi oppure di piccole attività artigianali. E se andavi a vedere, vedevi che il pedale continuava a mantenere la propria funzione di elemento meccanico nelle attività più artigianali, che non avevano l'occasione, la possibilità di legarsi al nuovo sistema industriale della distribuzione dell'energia elettrica. Quindi dentisti, come in questo caso, non usano pedali, piccoli artigiani per le
seghe, macchine da cucire, ci sono foto molto grandissime con tutta una serie di macchine in serie, una bicicletta, c'erano persone che andavano a pedalare a casa delle sarte, fornivano energia, pure dei motori umani. E la cosa appunto poi significativa, chiudo un po' il cerchio, è l'ultima figura che vediamo in basso a destra, è che questi progetti stanno ultimamente riferendo, ma si sta dando peso in contesti attualmente in cui non si ha disponibilità di energia elettrica, l'energia elettrica non è così costante. Per esempio qui vediamo la pompa, questa è una pompa, non mi ricordo più se in Guatemala o in Africa, che viene utilizzata appunto a pedale, vengono riprogettate ad esempio piccoli seghetti, piccoli frullatori a pedali. Ci sono progetti culturali in cui si porta al cinema, per esempio in contesti in cui non c'è energia elettrica, in cui le persone devono pedalare appunto per fornire energia. Quindi l'elemento pedale, l'elemento tecnico pedale, la macchina pedale, insomma, questa, quindi può essere studiato non solamente dal punto di vista tecnico, quindi delle forze della trasmissione, ma proprio come impatto sulla società in vari contesti. Questo è, come ho detto prima, un po' il tema della trasmissione della conoscenza e del fatto che ci sia un movimento costante dell'evoluzione dei mezzi tecnici. Questo è un possibile approccio, come studiare gli artefatti come in chiave evoluzionistica, come vengono usate le specie biologiche, insomma l'evoluzione del proprio ambiente, sono ambienti, elementi che possono ambientarsi in maniera diversa, in contesti diversi. E poi, questa è un'altra cosa che ho scoperto nella mia tesi, è che effettivamente questo approccio non è solamente un approccio di ricerca accademica, ma è utilizzato anche dalle aziende. Questo mi è interessato in quanto ingegnere gestionale, sta nascendo tutto il tema dei usa impresa. Vediamo anche qua a Torino, per esempio, Fiat chiude le fabbriche, ma sta aumentando il Manto, la Vazza. Ci sono tutta una serie di musei che sono in Italgas, per esempio, c'è un museo che per cui hanno acquistato anche una serie di apparecchi di estrema vanguardia per cui forniscono service verso altre aziende esterne. Poi è ovvio che queste possono anche studiare dal punto di vista della comunicazione, vai a Vazza, alla fine ti offre il caffè alla Vazza, però è anche un modo, in qualche modo, per recuperare la propria storia, costruire ciò che è stato fatto in passato e capire un po' come fare le cose in futuro. E questo è un tema estremamente identitario per qualunque tipo di organizzazione, che può essere per una città intera, come abbiamo parlato prima con Stemi, può essere un'azienda, come in questo caso, oppure potrebbe essere anche ovviamente l'università. Qui al Politecnico non abbiamo una parte museale, in qualche modo, è stata curata, qui sono alcune immagini dal progetto che era servito appunto Vittorio Marchis nel 97, con il Centro Museo Politecnico, Pennelli a Cavalli, tutta una serie poi di studi per poterlo ampliare. Il museo oggi è stato chiuso. Torino non ha in questo momento un museo di storia della tecnica e della tecnologia, come per esempio Milano, benché la storia di Torino dal punto di vista tecnica è molto più avanzata rispetto a quella milanese, perché noi siamo stati in un giro opposto con la Francia. Il Regio Museo Industriale, creato nel 1950, era stato costruito sul modello del Conservatorio des Arts et Métiers in Francia, dove è stato appunto un filo diretto, diciamo, con il cuore pulsante dell'Europa. Insomma, questo è uno spunto abbastanza interessante, perché ci riguarda un po' tutti, nel momento in cui studiamo. Dobbiamo solamente ricostruire, dobbiamo adesso sperare da dei precetti, però non si tratta tutto di riprogettare tutto da zero, ma ciò che sappiamo e capire come l'abbiamo risolto i problemi analoghi magari passati può aiutarci appunto a riprogettare i problemi invece moderni. Questa è una slide, adesso sto passando il tempo, quindi c'è giusto verso la fine, sono alcuni grossi nomi della storia di Politecnica. Era in realtà un approccio molto comune questo, il fatto che molti personalità importanti sono effettivamente personalità che nell'Ottocento avevano effettivamente un approccio interdisciplinare, multidisciplinare. A me si è affascinato Pareto, una persona che si era laureata appunto come Politecnico, non c'era ancora il Politecnico, sono le scuole vecchie, ha studiato prima dal punto di vista della matematica, ha applicato la matematica all'economia, inventando in qualche modo appunto una cosa che era econometria, e poi studiando si rende conto che l'econometria non è un modello che riesce a studiare del tutto la società, i fenomeni che stanno succedendo, e quindi vira verso la sociologia. Quindi nell'ultima parte della sua vita si sposta verso un'altra disciplina. Questo è, la facciamo un po' velocemente, però è un problema che riguarda ciascuno di noi. Deve essere un software di gestione della conoscenza pubblica di un museo, di un archivio, ma proviamo a vedere sul nostro telefono quante foto abbiamo, quante chat abbiamo,
cioè cosa ci facciamo tutte queste foto? Ci serve avere terabyte di foto? Cosa trasmettiamo di noi stessi al mondo? Cioè che selezione facciamo? Come ci raccontiamo? Questo è un tema un po' più ampio, che io qui ho toccato, ho collegato per la tesi, ho un po' studiato, su problemi, su quasi esistenziale, cioè ci stacchiamo un po' dal tema dell'ingegneria, però il tema di quello che noi stessi, quindi come noi studiamo, di come trasmettiamo noi stessi quello che facciamo, è un tema molto importante. Questo è quello che ho scoperto nel nostro ultimo anno di tutta la convenzione di Faro, è una convenzione firmata come documento europeo in cui si va a studiare, a favorire, insomma, a creare alcuni dico parametri, ma principi per cui anche il bene culturale, il patrimonio culturale di una collettività è fonte del benessere stesso della comunità. Questa la sentiamo perché non c'è molto tempo, e qui mi piacerebbe parlare dell'ultimo grosso progetto che ho seguito, ed è quello che ha accennato prima Antonio in presentazione. Questi sono un progetto che ho seguito anche con Vittorio Marchis, questi sono 8 libri. Vittorio Marchis, come vi ho detto, appunto, è la persona proprio maestra, mi ha seguito tutto il mio percorso, lui ha seguito dal 2018, anche prima, insomma, corsi di tecnologia della per la macchina e antropologia della tecnica, sono corsi di 20 ore per dottorandi, a cui ho partecipato ormai praticamente più di 200 dottorandi, e abbiamo pubblicato nel giro di questi 5 anni 8 libri. Il nono adesso è stato appena consegnato all'editore, sempre Mimesis, e questo è anche questo, un'esperienza che mi piaceva condividere con voi, su cui mi piacerebbe anche riflettere, perché qui si sta parlando di 203, più di 200 dottorandi di varie discipline, quindi architetti, ingegneri chimici, meccanici, aeronautici, che sono andati a riflettere su ciò che hanno, che stanno studiando nel percorso dottorale, in una maniera nuova, contaminandosi con altre discipline e utilizzando anche linguaggi diversi. I testi che sono scritti sono tutti tra le 10, 12, 15 mila battute, non sono solamente scritti in forma di saggio, ma sono scritti anche in forma di racconto, di poesia, di storyboard, di piccole sceneggiature, testi di podcast. Questo, e qui chiudo, perché anche la... accennavamo prima con Dostoevsky, però non abbiamo tempo, cioè anche il potere della narrazione, come ci raccontiamo, è estremamente importante, e lo è soprattutto quando si parla di narrazione, molte volte lo si associa direttamente al tema della divulgazione, no? Cioè come viene recepito, come si comunica verso l'esterno. In realtà quello che si è cercato di fare in questo caso qua è vedere dal punto di vista di chi scrive, cioè scrivere è in questo modo, esplorando discipline diverse, tecniche diverse, è un modo anche per strutturare in maniera diversa il proprio pensiero. Quindi quello che abbiamo cercato di fare in questo progetto, che ci piacerebbe continuare appunto in futuro, è esplorare anche altri linguaggi affinché un dottorando, un ricercatore o chiunque possa utilizzare un mezzo espressivo per strutturare, scoprire la propria disciplina in maniera diversa, uscendo da quello che è semplicemente l'ambito ingegneristico, diciamo, duro. Questi sono un po' gli spunti che mi è piaciuto condividere con voi, quindi partendo dalla memoria, anche questo è la memoria nostra, attuale, perché anche noi stiamo facendo memoria in questo momento, ci siamo in tempo, anche noi in qualche modo tra 20, 30, 40 anni studieranno il Politecnico, questo momento in qualche modo. Quindi posto il problema di cosa lasciamo, di quali tracce, lasciamo tutto sui server, cosa cancelliamo, cosa teniamo e cosa stampiamo. Il Politecnico appunto non c'è una casa editrice, questo è una cosa che anche mentalmente non mettere su carta, non bloccare, ma lasciare sempre tutto aperto, magari studio presente, è un modo di approcciare la conoscenza e la propria memoria con certe caratteristiche, che è così, ok, ma potrebbe magari essere in modo diverso per esplorare altre possibilità. Ecco, forse è un po' confuso perché c'erano tante cose, poi se c'è qualcosa di voi, di tutte queste cose che vi interessa particolarmente, possiamo ovviamente approfondirla. E, se avete domande o cose che non sono chiare, ovviamente non esitate. Grazie innanzitutto. Tutto schermo, così possiamo avere anche le domande da remoto. Molto interessante, tanti spunti. Un po' di domande. Inizio a farne una giusto per così per rompere il ghiaccio, poi lascio spazio a tutti gli altri. Hai fatto vedere un due o tre slide con i grafi in cui gli autori, comunque
le personaggi storici sono correlati tra loro, esatto, sì. Mi chiedevo se questo stesso tipo di rete è provvisto di informazioni semantiche, tecnologie semantiche, oppure no? Sì, allora qua questa è solamente l'ultima parte che mi ha esposto. Il primo grosso lavoro è stato proprio sull'analisi dei metadati, come richiamo questi metadati. L'archivio non è stato fatto un lavoro di ontologia dell'archivio, cioè non è stato riprogettato l'archivio. L'archivio c'era già degli archivisti in fondazione e c'erano già tutti i dati, in qualche modo i cataloghi, schede, con standard bibliografici internazionali, quindi i dati sono presi, non stati cambiati all'origine, diciamo. Però quello che si è fatto è si è archiviato, cioè nel momento in cui tu parti in database, io questa cosa qui effettivamente l'ho scoperto nella tesi, quello che viene chiamata riconciliazione, cioè si parte da un database locale, che è una tabella in cui sono appunto i dati, per esempio l'autority file, i nomi presenti nell'archivio, nell'archivio Buzio, tutti questi dati possono essere messi in comunicazione con database internazionali riconosciuti in cui si possono assorbire i dati. Veramente Wikidata, cioè se io in un archivio per esempio ho un personaggio come Benedetto Croce e in un archivio ho solamente il nome Benedetto Croce, basta, posso in qualche modo con un sistema, sono software con OpenFI, ci sono software anche liberi in cui posso andare a attingere direttamente ai database di Wikidata e prendere per esempio dati su Benedetto Croce, come è nato, come è morto, l'occupation, cioè vai a arricchire i metadati di partenza in un certo modo, ovviamente devi sapere dove stai andando. E con questi dati arricchiti si possono fare elaborazioni di questo genere. Non so se l'hanno visto. Sì, sì, sì. Questa è interessante, quella della riconciliazione non l'ho mai pensato, cioè il fatto che se tu hai un database anche tuo personale, piccolo, cioè banalmente il tuo, anche che gestisci in casa, che gestisci la tua biblioteca, puoi effettivamente, non in maniera facile, ma secondo in qualche maniera saperla fare, nel momento in cui è il motivo per cui hai collaborato con una persona di Mito che segue l'archivistica digitale che sa come fare queste cose, però puoi andare a arricchire, puoi andare a prendere questi dati dal web e metterli sul tuo database per arricchire metadati e di conseguenza creare elaborazioni successive. A proposito di creazione personale, per lascio spazio a tutti gli altri, il progetto in memory che hai citato è un'idea o è proprio tool? No, in memory c'è. Perché ho fatto una ricerca veloce prima e non sono riuscito a... Allora, i Memory esiste, si chiama i Memory, i Legacy, sono una serie di società che stanno evolvendo e sono cambiati. Io ho collaborato con Pietro Jar, che è una persona conoscete con la cosa web, che lui ha forte attenzione proprio alla memoria anche individuale, della tua famiglia, questo è un tema che ho portato tutti. E ti permette, per esempio, i Memory di iscriverti e a pagamento in questo momento con un servizio su un'azienda privata, mentre Memory è un sistema pubblico di gestione di progetti pubblici, queste sono formate aziende private, e ti permette di selezionare in qualche modo tutti i tuoi dati, questa parola di chat, di social, di foto, aggiungendoli, arricchendoli con didascalie, mettendoli in successione e decidere. Beh, poi il grosso problema legato anche a questo è il tema dell'eredità, che non è banale. Cioè dove va tutta questa roba? Chi può metterci mano? Mio marito, mia moglie, mio figlio, delle password dei miei social, delle mie foto, da chi vanno? Cioè chi... E poi ha senso avere tutte queste foto, avere terabyte di foto che nemmeno tu stesso guardi su te stesso? Cioè paradossalmente, cioè noi abbiamo studiato archivi di persone, magari da 2 o 3 foto, di tua nonna o no? E le corrispondenze, bastano magari 10-15 lettere di Flaubert, vai a capire che mi ha scritto Madame Bovary, adesso abbiamo chat, cosa danno di noi queste... Quindi questi sistemi, questo è veramente unico, non ho approfondito molto, ce ne saranno probabilmente anche degli altri, però è un primo modo per cui come tu gestisci il patrimonio di un museo, anche noi in qualche modo siamo archivio museo di noi stessi, dobbiamo selezionare in qualche modo, perché lì è in qualche modo legata alla tua identità. Cioè ciò che trasmetti, ciò che produci, siamo effettivamente noi, cioè il tema dei dati, la tua identity, insomma queste cose qua. E quello anche dell'eredità è un tema anche dal punto di vista legale, importante. Adesso non ho seguito molto nello specifico, però ho letto alcune cose per cui effettivamente stanno cambiando alcune cose. Ci sono alcuni social, per esempio, che gestiscono in maniera diversa, col profilo memorial, non so se
Facebook, adesso non mi ricordo più, però effettivamente quel tema di gestire, perché pone il problema non solamente sull'istituzione, scusa, ma più tecnico, per chi di grossi nomi, cioè anche su noi stessi, il problema che in qualche modo dobbiamo porci. No, questa è stata secondo me una riflessione interessante, perché tu la vedi sempre un po' dall'alto e magari lo studente di ingegneria deve capire che riguarda anche se stesso, perché riguarda sia come uomo, come donna, ma poi anche dal punto di vista poi della persona che produce, cioè dell'ingegnere che lavora. È un problema anche delle aziende, quella di riempire la tabella, cosa cancelliamo, dei provision, come lo ottimizziamo, cioè possiamo buttare tutto su. I server hanno un impatto tremendo comunque sull'ambiente. E adesso con l'intelligenza artificiale stiamo schizzando, cioè mai avrei questo problema, sapete, siamo già a livelli 2-4% come inquinamento, come emissione di CO2 dell'ambiente digitale, siamo comparabili con gli aerei e con l'intelligenza artificiale, per esempio in CSI abbiamo alcune piccole sperimentazioni con Copilot, sono queste cose qua. I software che gestiscono appunto la Python hanno dei consumi energetici enormi. Cioè, non è gratuito tutto ciò che faccia CBT, cioè non è un miracolo, costa zero. Cioè, quindi anche posto il problema di cosa, dove va a finire ciò che produciamo, non è principalmente dell'ingegnere, però l'ingegnere deve comunque porsi il problema di questo. No? E questo è uno dei tool che probabilmente stanno nascendo, poi anche lì bisogna ovviamente raggiungere probabilmente una massa critica, perché quando lo utilizzi due o tre persone diventa una persona di nicchia. Nel momento in cui diventasse uno, non dico un social europeo, vedete dal punto di vista politico è molto alto, un nuovo modo in cui tu pubblichi solamente sulla bacheca, ma vai a selezionare timeline cioè in maniera molto diversa da come fa a scopo commerciale social come Facebook o multinazionale, cioè potrebbe proprio essere un motivo di analisi, non dico di psicanalisi collettiva, di gruppo, di psicanalisi di gruppo, ma effettivamente una cosa in cui tu vai a studiare la conoscenza e in cui tu sei stesso un elemento di questa conoscenza collettiva. Perché poi il web ovviamente è vero che è un sistema in cui tutti producono dati, buttano, e tutti noi riceviamo dati, ma ovviamente noi siamo parte di questo, volendo e non volendo, perché sono dati che ci vengono tolti, sono cui il problema poi più grande. Però è uno spunto proprio dal punto di vista della conoscenza proprio che secondo me andrebbe stato interessante. Io ho scoperto molte cose, non le sapevo ovviamente, e le ho scoperte durante il dottorato, quindi è stato piacere condividere con voi. Vai. Innanzitutto è interessantissimo, mi sembra piaciuto ricchissimo, insomma si vede anche il coinvolgimento. Ero interessata, hai indicato una dicotomia interessante secondo me, ero interessata al tuo punto di vista su questa cosa. Da un lato hai parlato della tradizionale tendenza alla sistematizzazione e che si basava perlomeno sulla necessità di identificare cosa tenere e cosa escludere, cosa eliminare. E poi hai fatto riferimento alla necessità invece attuale tra front-end e back-end di cosa condividere e cosa non condividere. Mi chiedevo se avessi sviluppato qualche riflessione relativa appunto all'apertura e a come gestire l'apertura. Questa era la mia prima domanda. La seconda era relativa alla comunicazione, perché insomma ci hai presentato Memora e mi sembra una figura informativa immenso. E mi chiedevo se avesse dei dati sull'accesso e l'utilizzo delle risorse di Memora, perché ho l'impressione, però è un'impressione, quindi magari i dati di aggregazione è infondata, che ci siano tantissime iniziative con limitata comunicazione, come dire, con consapevolezza, anche nei bacini di interesse del settore della ricerca, e quindi non so se sia propriamente corretto parlare di interoperabilità, comunque di comunicazione, mettiamola così. Quindi ero interessata, non conoscevo Memora assolutamente, il tema latamente mi interessa anche dal punto di vista scientifico, quindi come dire, mi sono sentita presa in causa. Allora, questa è una buona. Ti rispondo all'ultimo, giusto perché ho poca memoria questa mia. Allora, sul. Allora, i progetti ce ne sono tantissimi, ovviamente. Memora è un progetto, anche lì bisogna discutere se ha senso che un progetto culturale di questo genere venga sviluppato da una singola regione e non da un paese. Questo è un altro tema gigantesco, perché poi abbiamo un sistema su una singola regione che parlano con Gear Library, con Europeana, cioè bisogna effettivamente. E in parallelo poi tutto Wikipedia e tutti i sistemi che vanno un po'. Cioè, Wikipedia è un'azienda, tutti lì
limiti no profit, considerare le caratteristiche no profit. Noi per esempio siamo molto più attivi con i wikimediani, persone conoscenti, sono persone che vanno effettivamente sul territorio da volontari a prendere dati, e loro hanno questa attività molto divulgativa, passionale, che per esempio un sistema come Memora non ha. E in questo momento Memora non ha parte di consulenza di materia, diciamo, cioè l'ente può aderire o non aderire, ma se il tuo ente non ha un archivista e deve, non c'è in questo momento l'assistenza. Memora non ha questa, ovviamente, questa portata così totalizzante come forse mi presentato, come forse può sembrarti, come siano tutti questi enti, che ci sono enti, non tutti, ha una caratteristica che come progetto pubblico è utilizzato, è vero anche dai grossi enti, ma il grosso vantaggio è sui piccoli enti, perché i museo egizio hanno il proprio software house, hanno fondi, hanno un sistema personalizzato che, ma la piccola proloco, il piccolo comune, può essere anche il piccolo ospedale, la piccola scuola, quindi un sistema gratuito in cui puoi aderire. Ovviamente anche lì ha senso il fatto che uno vada da una parte o vada dall'altra, su Memora, che è il sistema patrimonio culturale, per intesa non ci sia il museo egizio. Questo è un altro grosso problema. Sì, quello avere tanti sistemi ti fa sì che anche la comunicazione un po' ne risenta, perché non puoi nemmeno venderla come... Cioè, se tu devi cercare una cosa, effettivamente vai su Wikipedia, vai su Memora, anche se è una cosa del Piemonte. Però, per esempio, con Memora tu puoi andare a accedere al singolo pezzo, al singolo elemento bibliografico dentro. Tu mi dici, ok, ma che va a cercare il monile del 16... del preistoria politico, proprio appassionato, super appassionato, quindi anche di chi è il pubblico. Ci sono tanti aspetti, e questo è vero. Poi dal punto di vista politico dipende molto anche un po' dal momento, ci sono momenti in cui sì. Banalmente, prima ho fatto l'esempio del PNRR, della digitalizzazione, tu dici la digitalizzazione, ok, è super figo, dici digitalizziamo così. Però ci sono ovviamente, noi abbiamo avuto esperienza di spesso che sono comuni o piccoli enti che ti chiamano per digitalizzare. Dici cosa? Non lo so, tutto, perché hanno dei soldi che sono stanziati per digitalizzare, cioè non puoi coprire la buca o l'asilo. Cioè tu hai questi cavoli lì e cioè per digitalizzare facciamo PDF, CR, mettiamo lì, cosa serviranno, no? Cioè c'è un po' questo problema qua. E la prima che mi hai detto, quello su tenere? Sì, tra cosa tenere e cosa non tenere nella tradizione del sistema e invece cosa condividere. Allora, quello è anche lì, come ti ho detto, non c'è una consulenza di materia all'ente, quindi è l'ente che decide. In questo momento stiamo parlando di un front-end che c'è, ma è molto molto rudimentale, cioè io ho parlato di, cioè l'idea mia della nostra tesi è immaginiamo qualcosa che vada oltre, poi non abbiamo forze per realizzarlo, cioè sarebbe stato molto bello ovviamente in azienda avere la realizzazione di un front-end super dinamico, totale, mobile, ma che questo non sono riuscito a farlo per una serie di motivi, perché sono cose dispendiosissime. Ad oggi l'ente può gestire la parte di back-end e può decidere cosa mettere sul front-end. Il front-end è molto rigido, quindi in effetti io può metterlo sul front-end, ma nel momento in cui vai sul front-end può fare delle ricerche fondamentalmente ad elenco. Se vuoi è poco attractive per cui ci sta il pubblico ed è anche poco efficace, perché tutto quello che tu vedi nei collegamenti in questo momento non puoi farlo. Per esempio stiamo incominciando un progetto sui giornali che invece è molto molto bello, in cui tu puoi andare a utilizzare sistemi di tipo ChatGPT, cioè Watch Models, andare a lavorare proprio su OCR. Cioè tu puoi effettivamente chiedere, che ne so, Gianluiotto, bicicletta, anni 40-50, ovadese, e lui ti va a prendere in quella fascia lì, Gianluiotto, e ti va a costruire una mini storia, magari su Gianluiotto. Questo potrebbe essere interessante. E nel momento in cui lui ti può mettere dei link a dati esterni, per esempio su web, Gianluiotto, video Gianluiotto, podcast di Barbero su Gianluiotto, e poi all'interno ti può linkare a materiali su Gianluiotto, per esempio dentro Memora. Allora, da quel punto di vista, anche senza o dentro sistemi di altre regioni, altri paesi, questo è un argomento che diventa interessante. Non c'è ancora tutto ciò, queste sono le note per fronte, non so se la slide si chiamasse così, note per progettazione future, perché sono le note per gli spunti,
però in qualche modo lì bisogna misurarsi, perché non basta solamente fare la ricerca, avere come fai l'Excel e tira fuori le stabilite, cioè che ti serve. C'è anche il tema tutto per esempio della narrazione, io la tesi l'ho studiata prima, non avevo tutto il tempo per, però come li raccontiamo questi dati, l'interactive storytelling, cioè l'idea di disporre questi dati in modo costruire delle storie, questo è importante perché poi sono poi le storie che vanno impresse nelle persone, che si propagano, e anche la narrazione è innanzitutto un modello della realtà, perché poi interessano alcune relazioni, alcune causalità su alcuni elementi del mondo che tu hai creato per studiare. Qui tu puoi interrogare un romanzo, per esempio, per capire qualcosa del mondo, perché c'è un modo per conoscere l'Ottocento, leggi l'Iliade per conoscere, cioè no? Quindi dal punto di vista estetico può essere visto un'opera d'arte come un modello. E il web ovviamente, attraverso l'intelligenza artificiale, ci sono molte altre forme che stanno nascendo, tra vabbè, la parte generativa, che chiede tutte queste cose, però è un motivo anche di narrazione, non solamente tecnico o di conoscenza specifica. Sì, no, io ho un'altra domanda, perché ad esempio qua ci fa vedere quella visualizzazione grafica. Qual è? Quella, il grafo, esatto. E, no, quindi mi chiedevo se nel mondo scientifico, magari nel settore della computer interaction, nel design delle visualizzazioni, qual è la discussione in atto sul come poter navigare, visualizzare efficacemente questa grande mole di dati? Esatto. Allora, non sono un esperto proprio di questo. So che è un tema molto sentito anche a UNITO. Ad esempio, a UNITO ci sono tantissimi questi anche dottorati, percorsi di ricerca e PNRR che stanno facendo. Perché l'idea è, nel momento in cui tu hai un database, questo puoi andare a esplorare con migliori interfacce. Può essere veramente il grafo, può essere la tuta sensoriale in game, puoi andare a mettere in un videogioco, puoi andare a fare. Sono tantissime queste. Se posso dire una cosa, dipende. Ho portato un corso qui con il professor Patrignani a Digital Ethics, Computer Ethics. Vedete, lui pone, c'è una cosa che dice sempre, una frase, una citazione che dice: la tecnologia è la risposta, ma qual è la domanda? Che stupida, può essere molto banale, però io ho avuto alcune volte, frequentando alcuni anche convegni così, la sensazione che ci fosse qua anche la moda, come era metaverso 2 anni fa, c'era un tizio che ti voleva vendere prosciutti con un negozietto sul metaverso, qualcosa che ti serve, prosciutti, sì. Però c'è la figura di metaverso, allora dici, e anche adesso facciamo tutto gli AI, adesso mai tutto diventa artificiale, cioè anche libri che sarà che le ricette sotto, ormai la gente lo chiama IA perché è collegato. Cioè, e quindi c'è un po' l'idea di applichiamo necessariamente questi mezzi e vediamo cosa viene fuori. Bisogna capire poi se sono efficaci, se servono effettivamente per l'apprendimento, a che livello lo fai, cioè lo fai per una scuola elementare, lo fai per una scuola media, lo fai per. C'è tantissimo dibattito su questo, bisogna stare super aggiornati, anche sta cambiando uno, tutta la parte tecnologica. Ci stanno vivendo, ci sta nascendo una serie di cose gigantesche. E poi sta nascendo in rete, per esempio quando fa la rete in rete, quando fa luoghi diversi, per condividere. Bisogna capire se serve e cosa serve di più. Io per esempio sono stato affascinato anche lì, molto presente dalla ricostruzione che avevano fatto con Assassin's Creed, quello che hanno fatto fatto la versione educational senza ovviamente incisioni, ma in cui potete andare a studiare a Parigi. La rivoluzione, la Londra di Dickens con la costruzione, questo è senz'altro molto importante. Sì, lì c'è tantissimo, discussione, sì, molta è sperimentazione, molto gioco, molte cose stanno nascendo un po' perché sono le cose che sono finanziate adesso, quindi soldi che si dice, perché non sono gli esperimenti di qualcosa. Bisogna poi vedere ciò che si inventa poi dopo, come metaverso, cioè per le frate c'è tutti i metaverso, cioè questi mini sufragambi, adesso, cioè bisogna capire poi anche, infatti il ruolo poi dell'Accademia dell'Università è capire proprio questo, dal punto di vista critico, cioè al di là della moda e del titolo sui giornali, cosa cavolo ci serve davvero, c'è devo buttare i soldi qua o... Vai. C'è una piccola discussione in italiano e in italiano, mi si è esprimendo. Ringrazio per l'esposizione molto interessante. Ti volevo fare una, quando parlava di questa idea della memoria e trovare l'ordine nel caos, no? Sì. Che
penso quando questa memoria digitale, no, parlare di tutto questo collegamento che noi facciamo, si possa cambiare anche un po' la, si pensa come stesso, come quello che lavora. Parlava di Burcio, no? Che non fa la, che non serve per conoscere Piemonte, per esempio, conoscere Torino. Io penso quando facciamo storia umanistica, no? Facciamo sempre che cerchiamo le nomi, gli autori per la referenza. E quello che penso adesso che con la memoria digitale, noi, anche per esempio nel comunismo, c'è l'elettronica online, che possiamo cercare tutte le corrispondenze, tutte le lettere, e noi possiamo vedere che non c'è un autore che ha un'idea, sino che è un contesto, che è un contesto. Se questo può cambiare in questo senso una volta che noi non facciamo più la storia cercando gli autori, ma cercando di qua si dice un'area. No, ma questa è l'idea. Cioè il fatto che non ci sia più la versione, probabilmente mi chiamate eroica, cioè l'invenzione cioè quando l'hai inventato, in che data, quando è finito il periodo, cioè questo approccio un po' da quiz, no? Cioè quando è finito il periodo, la data precisa, cioè. E invece da studiare tutto il processo, no, assolutamente. Questo sì. Io ho studiato, io ho notato, per esempio, che mi ero provato a leggere anche i libri delle scuole secondarie, ed è un po' c'è questo approccio ancora. Cioè ti dicono, che ne so, James Watt ha inventato la macchina, ma no, cioè la forza del vapore la conoscevano già i greci, solo che lo utilizzavano come gioco, non era sfruttata in chiave. Cioè Watt c'era in Como, le macchine esistevano già, ma esistevano in un altro modo, con un'efficienza diversa, quindi non è che James Watt ha inventato, ma cioè ha elaborato, ha cambiato, ha sintetizzato. E questo, secondo me, serve anche dal punto di vista dello studente, perché lo studente deve fare per quello. Cioè noi studiamo per diventare Newton o per l'invenzione geniale, colpo il fulmine, perché c'è tutta una serie di processi, no? Anche laterali. E se vogliamo, cioè, nel momento in cui tu parti in questo approccio qua, secondo me è anche responsabilizzante per te, perché tu sai che come gli altri sono parte del tuo processo creativo, anche tu sei del processo creativo degli altri. E ti dà una responsabilità, perché non siamo tutti geni, non scopriremo tutti la relatività. Però la pubblicazione mia, l'aiuto tuo, la birra, la conferenza che ti dico, il collegamento che ti dico mentre siamo a mezzo prima, cioè quella cosa lì, anche informare quella cosa lì, serve comunque a trasmettere magari un'idea tua, che diventerà l'idea quando tornerai a casa. No, questo è infatti lo scopo di quella che viene chiamata storia sociale delle idee, cioè le idee che si spostano non con le teste, non sono idee, vabbè, forse un po' troppo astratto, si spostano sul territorio, si contano tra di loro. Ed è quella che appunto a me ha colpito la risonanza anche biologica delle idee, degli artefatti, no? Che si contaminano, si estinguono, poi si riprendono, proprio come le specie biologiche, secondo dove sono, di con chi parlano, di a quale ambiente si adattano, a quale necessità rispondono, quali sono i desideri, sotto i sentimenti, le paure, perché poi alla fine c'è anche quello che stimola lo sviluppo di un prodotto piuttosto che altro, cioè anche la paura, il desiderio. Ci sono tutta una serie di fattori che comunque vanno a far sì che un artefatto, un oggetto tecnico, che noi studiamo come funzionamento, possa funzionare, non possa funzionare, e abbia anche un impatto etico diverso dentro la società, perché secondo me come entra nella società può avere un impatto sulla vita delle persone diverso. È ovvio che tu non puoi studiare tutto, il rischio diventa tutt'ora, ok? Chiaro, questo non è che puoi studiare tutto se non saresti un filosofo naturale del 700, però almeno avere questo spunto, almeno magari tu studi 5 anni in ingegneria, avere due corsi in cui ti danno questo seme che magari sboccerà tra 10 anni, però è un tema importante, che non c'è solamente il funzionamento tecnico, anzi il funzionamento tecnico a volte crea delle aberrazioni giganti, ci possono essere anche logistiche perfette per portare le persone anche a campo di progettamento, cioè, molto banale questa cosa, però l'efficienza non è un valore un poco da sé, da sposare per, no? Non so, sforato come tema, però un po' questo. No, quello è effettivamente giusto. L'idea che tu, come prima nell'enciclopedia dove cercare il nome, vedevi, adesso vai su Wikipedia e ti apri il link, passi qua, ti ascolti il link, il podcast, poi il film la sera, la collega ti dice no, ho visto questo. Cioè questa è un po', no? L'idea a link, a rete che. Tu hai il portale, tu non cerca più le nome di un autore, se non cerca il portale di un pensiero. Sì, sì. Che poi sono le cose che già viviamo, cioè in realtà, lo già facciamo queste cose, non è che dobbiamo, cioè, dire facciamo.
bisogna solamente forse porsi il problema di non considerare come un gioco laterale ai corsi seri, cioè fa un po' tutto parte di un bagaglio che l'ingegnere Guglielminetti in qualche modo deve probabilmente conoscere, e un'istituzione come il Politecnico deve promuovere, insomma, caspita, cioè secondo me è proprio è così. Bene, siamo giunti all'orario consueto di chiusura. Mi piace ricordare un'osservazione che ho fatto su due grandi mancanze, che una è la mancanza di una casa editrice del Politecnico e più in generale la seconda, clamorosa, la mancanza di un museo di scienze e della tecnologia a Torino, che se pensiamo nel Monaco di Baviera, che è un grosso Politecnico simile al nostro per prestigio e per il numero di studenti, è un museo di scienze e della tecnologia di Monaco che è eccezionale. A Torino dovremmo puntare, spero, in futuro a almeno qualcosa del genere. Ecco. Che c'era, era stato chiuso, era stato dovuto, ma il museo era un progetto della comunità, insomma, settore politico, politico in senso alto. Io credo che qui con la presenza del Politecnico e di grosse marchi che abbiamo nel territorio, le grosse aziende che abbiamo, hanno a fondo le radici nel nostro territorio, possiamo veramente puntare in alto come presenza. Quindi con questo auspicio io ti ringrazio di nuovo per il seminario. Appuntamento a mercoledì.